Salve amici, benvenuti in questo canale. Sono qui perché volevo fare un piccolo confronto tra questi due monopattini, il G30 Max e il G30 Max LE, nuovo sul mercato, è uscito adesso questo LE. Non volevo però fare un confronto tra questi due monopattini perché non si possono confrontare, sono uguali, identici, soltanto che il modello che è uscito adesso, l'LE, è un po' più ridotto, un po' più ristretto. Ristretto appunto perché il G30 Max non va bene per tutti. Allora hanno fatto bene di pensare di fare un modello un po' più piccolo, che secondo me è azzeccato. Questo confronto non è tra i due monopattini, è un confronto tra chi deve scegliere, si trova a scegliere tra i due monopattini. Qual è la motivazione che vi spinge a scegliere l'uno o l'altro? Ecco, la motivazione è dettata dall'uso che se ne deve fare. Quindi, se considerate che dovete prendere il monopattino della domenica, metterlo in macchina, raggiungere un'area pedonale e passeggiare la domenica lì in mezzo alle persone, fare avanti e indietro nell'area pedonale, è più azzeccato l'LE perché avete 40 km di autonomia, una capienza più piccola, un'altezza più ridotta, un peso più leggero. È una buona sicurezza di monopattino, la stessa sicurezza che offre il G30 Max, precisa identica, stesse ruote e stesse cose, qualsiasi cosa è uguale, precisa G30 Max. Se invece volete acquistare il G30 Max perché fa 65 km di autonomia, ma poi sappiate che è più grande, più alto, non entra nel bagagliaio di tutte le macchine, se non avete SUV come macchine o station wagon, questo non ci entra. Nelle classiche macchine questo non ci entra, è troppo grande. E allora considerate, fate i vostri conti. Più che altro non conti di tasca perché costano, si può dire uguali perché sono due monopattini diversi. Quello costa oggi il G30 Max, se lo comprate anche 700 euro, mentre il G30 LE lo comprate anche 700 euro, per cui non è un confronto di prezzo, ma neanche un confronto tra i due monopattini. Qui non c'è un monopattino più bello dell'altro. Qui sono due monopattini studiati per due esigenze diverse. Ecco, è chiaro, sono due esigenze diverse. Dovete considerare soltanto che l'LE non ve li fa 65 km, ve ne fa 40. E costa quanto quello che ne fa 65 di km. Quindi l'autonomia tra i due monopattini si sente. L'uno fa 65 e l'altro ne fa 40. Il prezzo è pressappoco uguale. I vantaggi sono sul peso e sulla grandezza. L'LE lo potete caricare nel cofano della macchina, in un appunto per dire come macchina. In qualsiasi auto si può dire perché ha la stessa grandezza che hanno quasi tutti i monopattini, quelli della fascia normale. I vantaggi dell'LE che andate a pagare 700 euro sono perché appunto può fare 40 km comunque, perché i monopattini escono che ne possono fare 20 di chilometri e li pagate 450 euro, 500 euro, 350, vabbè, ma qua i vantaggi. 700 euro l'LE state pagando le ruote da 10 pollici, un'autonomia da 40 km,
Poi è fatto bene, ecco, come G30 Max, preciso, la leva del freno, le luci davanti e dietro, il campanello integrato, insomma questo c'ha tutto. Qui vi dovete mettere semplicemente sulla pedana e andare. Fa 25 km di velocità per come è dichiarato, per come deve essere concepita la legge. 25, anche se su questo fatto qua io non lo trovo corretto che la Nightboot debba uscire il monopattino che te lo deve dare che fa 25. Tu intanto nota che fa 30, perché a 30 ci arriva se lo impostate con l'applicazione Stati Uniti d'America anziché mettere Italia. Ecco, lui si va a configurare come se siete in America, che lì può fare 30 km la legge. Però al di là di questo, io voglio dire una cosa: tu me lo dai che fa 30, poi io ci vado a 25. Se la legge vi dice che ci debba andare a 25, io ci vado a 25, ma tu me lo dai che fa 30, perché questo può andare a 30, può andare anche a 35. Quindi tu me lo dai che fa 30 e poi io ci vado a 25 o mi faccio fare la multa se vado a 30. Insomma, il discorso è qua: sono io che devo poi rispettare la legge, non devi essere tu che me lo devi fare rispettare. Tu come venditore, allora che fa un'automobile che fa 240 e non è costruita più, perché la legge dice che a 240 non si va, perché si va a 110, 130, 140. Allora mi fa le macchine che vanno a 140, a questo punto pure, no? E non lo trovo corretto. Tu mi fai il monopattino che può fare 30 km di velocità, senza bisogno che io entro nell'applicazione e vado a modificare i parametri per fargli fare 30. Tu me lo fai che esce che fa 30 e poi io decido di andarci a 25. Questa è una mia opinione. Più logica la trovo comunque come opinione rispetto a una dittatura, ecco, che tu comunque ti attieni alle leggi della nazione. Tu sei cinese. Siete cinesi, a voi che ve ne frega. Tu me lo vendi e lo fai uscire che fa 30, senza fare le modifiche. E io ci vado a 25. Cosa dice l'Italia? Devo andarci a 25 e ci vado a 25. Questa è la mia considerazione, dico, però la trovo logica come considerazione, non la trovo obbligata che tu me lo vendi a che fa 25. Vabbè, comunque lasciamo stare. Ma tra i due monopattini, quale scegliere? Se deve essere il monopattino della domenica, ripeto, e dovete prenderlo, mettervelo nella macchina, nel cofano, andarci nell'area pedonale direttamente, posteggiare, che so, un po' più distanti, poi la prendete come fanno tutti ormai. Tutti l'hanno nella macchina, poi posteggiano dove possono posteggiare, se la fanno col monopattino. Ecco, allora è sensato l'LE, perché già vedete voi siete prendendo il monopattino, state caricando dalla macchina, vi dovete spostare sempre, avete sempre l'ausilio della macchina per spostare. È chiaro, c'è sempre il bisogno di prendere l'automobile. Considerate che il G30 LE entra in quasi tutti gli ascensori perché le sue dimensioni è più piccolo rispetto al 30 Max, è molto più, è un Max più piccolino. Max perché è lo stesso monopattino del G30 Max, uguale, ma un po' più ristretto, come se è entrato nella lavatrice ed è ristretto, preciso. Poi è uguale, identico, è più ristretto, è ristretta anche l'autonomia. Detto questo, valutate a cosa vi serve. Il 30 Max è più alto, quindi se siete un'altezza di 1,70 m, ancora forse ce la fate. Ma se siete sotto 1,70 m, 1,60 m, 1,55 m, già praticamente vi supera l'altezza del manubrio, arriva in testa. È chiaro che anche l'altezza è fondamentale valutare, la propria altezza. Se
Se non volete avere problemi di nessun genere, come peso, come portarlo nel bagagliaio, come farlo entrare nell'ascensore, e volete la stessa sicurezza di un monopattino buono, allora comprate l'LE, perché è il migliore monopattino, secondo me, che c'è in assoluto adesso. Offre delle dimensioni di tutto vantaggio. Un'autonomia che comunque sia 40 km di autonomia sono un buon traguardo, senza batteria integrata, cioè aggiuntiva. Con la sola batteria che c'è sotto la pedana, già lui fa 40 km di autonomia e quindi sono di tutto rispetto. Ha delle belle ruote come L30 Max. È affidabile, è sicuro, è potente, fa le salite anche al 20% come il 30 Max, quindi le salite se le beve praticamente, manco le vede. Quindi voi immaginate questo piccoletto nelle vostre mani, che lo potete prendere e metterlo nella macchina, scendere dalla macchina, entrare nell'ascensore, salirci le scale, già comunque sia, lo potete trasportare meglio. Avete meno problemi, meno insicurezze, e ve ne pentirete molto meno. Se invece acquistate il G30 Max, sappiate che non va sempre bene per tutto l'uso che uno ne vuole fare. Cioè, poi avete bisogno sempre, secondo me, di un secondo monopattino. È chiaro? O poi magari lo comprate e poi pensate di vendervelo per farvene uno più piccolo. Vi rendete conto che l'autonomia non era tutto. Perché poi l'autonomia, quello che fa 40 km di autonomia, sappiate che se camminate piano, che so a 15, passeggiate, ne potete fare molti di più anche di 40 km di autonomia. E a seconda anche come ci camminate, perché se voi guidate sempre sportivi, correte in questo modo, ma neanche ci arrivate a 40 km/h, potete arrivare massimo a 30. Quindi per arrivare a 40 bisogna comunque sia passeggiare, perché con il monopattino comunque si passeggia, non si corre. Non è una moto, non è un'auto, è un mezzo che vi consente di spostarvi così per farvi una passeggiatina. Questo non è qualcosa che si deve correre, non sono queste le cose che servono per correre. Se uno se lo compra una cosa per correre, non si compra il monopattino. Questo serve per passeggiare. E passeggiando, andando a 15, vi assicuro che vi sembra di andare veloci su un monopattino, perché 15 sopra un monopattino già sono tantissimi. E poi considerando, con un monopattino, io li vedo gente che si sposta nell'area metropolitana. Ma dove andate con il monopattino? Ma dove andate? Ma dove andate? Il monopattino non è un mezzo che può andare in mezzo al traffico, in mezzo alle macchine. È un suicidio. Questo è un suicidio. È pericoloso. Il monopattino non serve per andare come le moto, in mezzo agli semafori, ma non è questo. Vi serve per fare dei piccoli spostamenti, piccoli tragitti. Perciò 40 km di autonomia, voglia di fare piccoli tragitti. Non è che poi voi potete sostituire un monopattino con una moto. Se avete necessità, vi comprate una moto, ma il monopattino ha altri tipi di necessità. Serve per farsi la passeggiatina, perché anche quando, se voi lo lasciate fuori, entrate in un tabacchino, entrate in un bar per prendervi un caffè, quando voi uscite dal bar ne trovate quattro monopattini, no uno, quattro. Quindi considerate che è come se fosse un portafoglio, sempre di sopra. Quindi voi uscite, vi potete comprare una bibita in un chioschetto, ma non potete lasciare il monopattino. Io ho visto monopattini con le catene, ma che ci mettono la catena? Voi pensate che un monopattino con la catena è sicuro? Ma se si portano le moto con le catene e i bloccadischi? Cioè, ma io ho visto delle scene che sono raccapriccianti con i monopattini. Gente che omette la catena, che si allontana, che si sfuma. Ma dove?
Il monopattino nasce per altri tipi di esigenze. Adesso sta diventando sempre più performante, però le esigenze sono sempre le stesse. Per cui, secondo il mio modesto parere, secondo così, detto così, il monopattino deve essere piccolo, leggero, trasportabile, con delle ruote come queste tubular che sono ottime per quanto riguarda la strada, perché veramente con quelle ruote di plastica che c'ha l'S1 e l'S2 sentivate pure le più piccole pietroline sotto di voi e vi faceva pure magari cadere dal monopattino. Questo con queste ruote è un altro paradiso, un altro mondo camminare col monopattino. È bellissimo. Cioè, andare in monopattino con queste ruote è bellissimo, è sempre un monopattino però. È sempre un monopattino. Vi fate il giro del palazzo e tornate a casa. Questo è. Non potete posteggiarlo, andate a prendere il caffè. Cioè, non è un'auto, non è una moto. Già la moto stessa non ha paura di metterci la catena, cose che. Quante moto si rubano? Questi qua se li rubano subito subito sono monopattini. Quindi non potete lasciarlo in nessun posto. Se volete andare in vacanza avete bisogno di un monopattino piccolo, perché poi nel cofano, insieme a tutte le altre cose, ci dovete mettere anche il monopattino se ve lo volete portare. Che è bellissimo andare in vacanza e portarsi anche il monopattino. Questo sì che è bellissimo. Ma deve essere un monopattino piccolo. Cioè. Monopattino non è qualche cosa che serve per spostarvi, è un gioco, è un divertimento, un piccolo giocattolino. Questo è il monopattino. Quindi andrò a scegliere il G30 Max, che pesa 20 kg, che può fare 60 km di autonomia, ma poi non può entrare nell'ascensore, non può salirci le scale perché è troppo grande, è troppo pesante, non entra in macchina, non fa. Cioè, che ve ne fate? Valutate voi, arrivederci. E spero che tra i due, quello più sensato è quello che è uscito adesso. G30 Max LE. Tra i due, il più sensato è la versione LE. Non per questo l'hanno creata questa versione, altrimenti non la facevano. Con questo vi lascio e spero che il mio ragionamento possa arrivare a qualcuno. Ciao a tutti.